soprattutto di sorpresa, no? Perché tu purtroppo tanti ragazzi, questo per esempio domenica affronteremo una squadra giovane, una squadra che viene da un settore giovanile importante, una squadra che ha uno dei migliori settori giovanili della Campania e non solo, perché anche a livello nazionale la Migri è una realtà consolidata, ha un presidente appassionato che è qualche anno, sono 7-8 anni che ha questa sua creatura. Hanno un allenatore bravissimo che ha già fatto il professionista come allenatore, come collaboratore in Serie B, quindi è un allenatore che si è fatto suo, giovane ma è molto molto preparato, e hanno un gruppo di ragazzi di qualità. Quindi sono queste le sorprese, che tu affronterai un gruppo di ragazzi che hanno una grossa passione e una società in espansione, una società che ha un'idea, un progetto, e noi dobbiamo farci trovare pronti, punto.